Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Immortal Phoenix Rising. Oggi ricominciamo tutto da capo perché non ricordo niente del gioco. Ci abbiamo giocato circa 3 ore. Però questo è un nuovo let's play, quindi facciamo una nuova partita e vediamo di ricordarci tutto. Giochiamo a difficile. Difficile. E ci risentiamo la storia. Splendida Era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra. Zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima. Come tutti i mortali, creati dalle mani degli sciocchi, riflessi scheggiati di uno specchio rotto, guarda i tuoi dei! Questa qua ha ucciso 6 bambini innocenti per soddisfare la sua rabbia. Litigano! Ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! E naturalmente questo gioco è ambientato nell'antica Grecia, sì. Mancato molto, Prometeo. Il mio però Tifone mi sembra che non l'ho mai sentito. Mi ha incatenato a questa roccia. E un'aquila si nutre del mio fegato. L'ho fatto per amore. Ah, ah. Tu hai bisogno del mio aiuto. Tifone è libero. Una volta hai combattuto al fianco dei titani, i suoi alleati. Convincilo a fermarsi. Non è così semplice. Sta anche inibendo la mia capacità di vedere il futuro. Non ci riesco. Prometeo prevede il futuro. Colpiscimi. Non posso. Ha preso il mio fulmine. Ha preso tutto. Anche gli altri dei sono scomparsi. Guarda i mortali. Ormai è fatta. Quei malefici, stupidi, scialbi parassiti sono stati tutti trasformati in pietra. Uno di questi malefici parassiti sta per salvare il tuo sedere reale. Il mio sedere è belle che al sicuro nelle stalle di Augia. E i mortali non saranno mai nient'altro che un errore. Vuoi fare una scommessa? Se vinco, ciò che ho commesso rubando il fuoco e facendoli sopravvivere diventa un favore. Ritieni che la tua punizione sia ingiusta? Direi che è un po' esagerata. Siamo d'accordo? Se vinci, smetterò di punirti e ti lascerò andare. Ma se vinco io, mi aiuterai a fermare Tifone a qualunque costo. D'accordo. Che la storia di Phoenix sia la mia redenzione! No! Non un'altra storia! Questa quanto tempo dura? Quindi Prometeo era quello lì che raccontava la nostra storia. I soldati di ritorno da una battaglia lontana, la loro vittoria messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Le onde divennero
divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di grado più basso tra loro, che portava gli scudi, che sognava le battaglie ma non aveva mai visto neanche Aspetta, una scaramuccia. Non dirmi che... Allora, questi qui siamo noi. Aspetta, dobbiamo fare due cose. Avevamo messo questi qua. Una cascata sulle rupi di Santorini. E poi... C'era quello che... No, non c'è sta... Forse dopo si può cambiare, vabbè. Avevamo fatto questo, sostanzialmente. Applica. Eccola, la vedo chiara come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Phoenix. Che nome? Phoenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe ridicolo. Sebbene... dovrai segnarmelo. Trascinata su una riva sconosciuta, Phoenix si svegliò. Locago! Capitano! Locago! Non riesce a sentirmi! Per andarmene da qui, forse dovrei arrampicarmi lassù. Ok. Ragazzi, la roba che abbiamo preso con Twitch Prime non la utilizziamo, eh? Allora, raggiungi la cima della rupe. Qua mi sembra che era spazio. Però non possiamo usare un'altra volta spazio per continuare ad arrampicarci. E non possiamo manco usarlo per fare fino a sopra. Quella è la stamina. Questo gioco qui è bellissimo, che me lo ricordo io. Non l'abbiamo finito per un sacco di motivi diversi, ma soprattutto perché stavamo giocando altra roba. Phoenix vide in lontananza il suo capitano e gli altri soldati. Per via dei giochi di luce quasi li vedeva mentre la chiamavano e la salutavano. Phoenix, di nuovo! Non sarai come tuo fratello Ligirone, ma caverò qualche cosa di buono da te! Reggi il mio scudo! E non farlo cadere stavolta! Tu non c'eri lì! Lasciali stare! Sono solo invidiosi! Non capita a tutti di avere un fratello come il tuo! Locago! Locago! Riesci a sentirmi? Sei diventato freddo! Ma quale magia è questa? Si è pietrificato. Ligirone, dove sei, fratello? Sperduta e disarmata, Phoenix era vulnerabile. Devo stare calma, ricordare il mio addestramento. Dettagli sulla musura. Allora, questa è la mappa. Allora, noi sostanzialmente la volta scorsa avevamo finito questa zona qui, ma manco tutta quanta, perché qua ci voleva la parte... questa parte qua ci voleva... bisognava essere di livello più alto. Abbiamo fatto una o due missioni da questa parte qua, e poi tutto il resto... non so proprio che cos'è. Quindi questa qui è la mappa. E diciamo che questa parte qua è la zona iniziale, più ci sarà una parte di alto livello. Un'altra cosa importante di questo gioco è che il combattimento hanno preso tutte le cose buone di Assassin's Creed Valhalla, perché
ma Assassin's Creed Valhalla il combattimento è bilanciato molto bene, solo che a un certo punto a Valhalla diventi troppo forte e quindi hai voglia di aumentare la difficoltà, sei sempre troppo, cioè li spezzi la gente, non so qui come l'hanno fatto, però diciamo che il combattimento, la spada di mio fratello, non dovrebbe essere l'unica peculiarità di questo gioco. Quindi Cicerone sta da queste parti, ma non mi ricordo bene. E adesso abbiamo anche la spada. Eccolo là. Cicerone! Fratello! Sei sempre stato il mio eroe. La mia stella polare. Ti riporterò indietro. Lo giuro. Come facciamo? Questo è tutto un altro discorso. Però intanto ci proviamo. Questo è pietrificato e gli hanno spezzato pure le cosce. Fenix non aveva mai avuto il permesso di brandire la spada benedetta, un dono di Achille per il valore in battaglia. Era perfettamente bilanciata nel suo palmo, come se fosse stata forgiata per quello. La spada di Achille, eh? Il fratello deve essere stato abile in battaglia. Che cos'ha la tua voce che non va? Non ho mai avuto una spada, solo per dire. E adesso la proviamo. Lo sguardo non era sola. Per gli dei! Indietro! Preparò la spada per il suo primo tasto sinistro si attacca. Tra l'altro ci sono pure le combo qui. Sentì i frutti del suo addestramento. Quella è la schivata, però me la dovevo dire prima perché quell'altro là mi colpiva. Ma la stamina non c'è mentre si combatte qua. Questa cosa qua non me la ricordavo. Da lassù dovrei riuscire a osservare la zona. Esplorare la zona per trovare un buon punto di osservazione. Ora, qua mi ricordo io, per arrivare là sopra è un po' problematico. Ah, e poi c'era il fatto dei funghi. Hai scoperto un messaggero degli dei. È la statua di Hermes più grande che io abbia mai visto. Chi l'avrà costruita? Accerchiata dalle sfide, completamente sola, questa giovane eroina era determinata a salvare i suoi compagni e suo fratello. Che noia! Possiamo saltare questa parte? No! È importante per creare l'atmosfera. Allora, questi funghi non sono tanto forti. Quella lì è la stamina per salire. Se finisce, cadiamo. Dobbiamo arrivare là sopra e... questi funghi che mi ricordo io non è che servivano proprio a tantissimo, però non li prendiamo. Ci dobbiamo fermare molto spesso perché... Mio vecchio amico, è un onore conoscerti di persona finalmente, ma non dire a nessuno che sto parlando con te. Ho già abbastanza guai per il fatto che imparo a memoria storie invece di arare il terreno a casa. E poi ci sono gli altri soldati. Quelli non sanno davvero apprezzare una bella storia. No! Oh, ma se scendo giù! Speriamo che non cadiamo. Ok. Là c'era una cosa che adesso andiamo a prendere. Fungo blu. Però dobbiamo salire fino alla sopra. Teoricamente sarebbe stato meglio salire fino alla sopra, però ci sentiamo forti. Ambrosia. Cos'è? Profuma di miele e di primavera e del mio primo bacio. Tutto in una volta. Fenix ha scoperto anche l'ambrosia. Prometeo! Temi di perdere la tua scommessa, Zeus? Ma per favore! Tanto non può usarla. Aspetta.
Per adesso non possiamo usare l'Ambrosia, dopo la possiamo usare, mi ricordo io. Allora, guardate qui, questo è il punto di osservazione, l'hanno preso da Assassin's Creed. Il Fenix iniziava a mostrarsi. Finora mi hai solo mostrato un soldato mortale che ha affrontato una sola vera battaglia, mentre Tifone diventa sempre più forte. Non prendermi in giro, Prometeo. Ti giuro che quel soldato sarà la nostra salvezza. Perché se fallisce e Tifone ci sconfigge, o Zeus, re degli dei, il mondo sprofonderà nel caos. Un tempio di Apollo. Se c'è un oracolo o un veggente, potrebbero aiutarmi a sciogliere questa maledizione. Un grifone! Ma non esistono! Lasciami andare! Aiuto! Ehi! Ti salvo io! Arrivo! E arriviamo. Devo trovare il modo di raggiungere quel crepaccio. Allora, vista acuta. Mentre sei in vista acuta, fai attenzione ai feedback che ricevi mentre osservi i vari tipi di luoghi. Premi A per rivelare le loro icone in modo permanente in vista acuta. Quindi là, se premo E... Questo è un gioco open world. Sfida movimento, quella lì pure l'abbiamo fatta, quella lì, scrigno apparso. Quella è la tartaruga del genio. Là c'è un coso. Sfida costellazioni rivelate. Ops, che roba è qua? Uno scrigno. Cripta del Tartaro. Ah, le cripte del Tartaro servono a qualcosa sicuramente, ma non mi ricordo cosa. Quella sfida di Odisseo non la possiamo fare adesso, sicuro ragazzi. È inutile che ci viene, perché ci vogliono scrigni apparso. Oh, che sta là? Quello non l'avevo mai visto. Qua sopra non c'è. Aspetta. Ambrosio è apparsa. Ma c'è dell'Ambrosio la sua, dobbiamo andare a prendere, ragazzi. Questo funziona più tipo. Non so come si chiama. L'Aquila. Ops. Grande lira apparsa, che sarebbe questa cosa. Che bisogna fare una cosa qua per andare a suonare la lira. Ma non mi ricordo esattamente come funziona. Ambrosia. Mamma, ragazzi, ma qua non avevo fatto. Bisogna andare a prendere la nota per utilizzare la lira. Cripta del Tartaro apparsa. Una piccola lira. Perché ce ne sono due? Uno scrigno, vabbè, poi ancora un po'. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ops, vi chiudi. Svela il crepaccio. Abbiamo, secondo me, abbiamo mappa. Abbiamo fatto tutto tranne il crepaccio. Quindi qua c'è dell'Ambrosio. Ah, però non è dove è sopra la statua, stava proprio qua dietro. Questa è la fotografia di uno. Questa è la nota. Sfida mitica lira piccola. Sfida mitica lira piccola, sono due. E scusa, il crepaccio qual è? Ah, quello. Perfetto. Esci da vista acuta. Perché tanto comunque penso che ci dobbiamo tornare qua. Come faccio a scendere? Lo stagno! Ci dobbiamo buttare, quindi dobbiamo fare una specie di salto della fede, vai!
Salta nello stagno circostante. Ah, perché sì. Indaga sullo strano bagliore sull'isoletta, quindi andiamo da quella parte. Ogni passo Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso come la responsabilità sulle sue spalle. La spada di Achille. Ha dato la tua spada. Ah, Achille, ti volevo chiedere perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille. Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Qua ancora non possiamo correre, possiamo solamente schivare. Ecco, così parava però. A differenza della carne mortale che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca. Non è questo il senso della poesia? Forse se ne scappano, però sono pietrificati. Meteo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Ma adesso sì che ci siamo. Vedi, cuparata. Ecco l'indicatore. Oh, ho sbagliato a parare. Bisogna farci un attimo la mano con. I frammenti adamantini, il metallo degli dei, persi dai servitori di Tifone, erano attratti da Phoenix, come se volessero essere forgiati in qualcosa di più grande. Ok, qua ci sono altri due soggetti. Comunque la parata non penso che per adesso non serve. Però li sbilancia un poco, quindi dopo è più facile colpirli, magari con nemici un po' più potenti. Ci immergiti. Ma qua sott'acqua no, non ce l'abbiamo, come si chiama? L'occhio dell'aquila. E non possiamo manco correre. Come tra l'altro non mi ricordo nemmeno a che cosa servivano i cosi del tartaro. Mi ricordo che servivano a potenziare le abilità. Però mi sono dimenticato, ragazzi. Vediamo. Mi senti lì dentro? Arrivo! Ho trovato la tua ascia! Phoenix si avvicinò all'ascia, sentendo che la chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Phoenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Chi bussa alla mia porta? Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone, disse il ciclope al marinaio. Esplora la cripta misteriosa. Andiamo. Bene, ecco la fine di Phoenix. Una narrazione passabile. Ma a volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi, è tempo di aiutarmi contro Tifone. Innovativo torturatore. Non è ancora finita, neanche per sogno. Passaggio nell'abisso.
cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro. Dov'è atterrata Phoenix esattamente? Nel Tartaro, l'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone. Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito. Lo sai tu, lo so io, dillo. Questo è un checkpoint. Nel totale dubbio. Ti odio. Ma non sei incuriosito? No! Vai avanti. Qui si salta. Non capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! Non so perché stiamo andando quell'altra parte, però... perché potevamo saltare e andare direttamente là. Prendiamo anche questo scrigno. Però non ho capito che cosa fa questa leva, vediamo. Ah, ci fa tornare indietro semplicemente. Ok. Ah, senza di quello non saremmo potuti passare, ragazzi, perché ci mancava un pezzo per fare il salto. Ecco perché. Vai. Ok. Phoenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Abbiamo tenuto le ali spezzate. Adesso possiamo fare anche il doppio salto. Però più o meno si prende la stamina, guardate, quando facciamo il doppio salto perde una barra di stamina. Questa è l'ascia che abbiamo l'ascia di Atalanta, visto fuori, la più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine, caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata. Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. No, cioè, allora l'asse serve per fare attacco pesante. Ah, e poi si possono anche concatenare. Ah, e poi dopo, vedete, con l'asse trapasso anche lo scudo. Se no, non riesce a bloccare il mio attacco. I nemici storditi subiscono più danni per un periodo di tempo, perfetto. Ah, adesso possiamo anche correre. Questo è il checkpoint. Non è un checkpoint, serve per far muovere qualcosa. Io penso che quando ci saltiamo sopra... Uno dei miei fulmini! Nascosto da Tifone. È finita! Phoenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! Oh, davvero? Abbiamo finito. Una riproduzione del fulmine di Zeus? Assurdo! Il potere percorse tutto il corpo di Phoenix. Era troppo da sopportare. Ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! Una fossa del Tartaro. Poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere!
Eppure, è solo l'inizio. Non ci possiamo abbassare, però non mi ricordo se si poteva fare tipo l'assassino. Abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuta, Fenix riemerse vittoriosa. Per ora? Quello sconosciuto che stavo inseguendo, che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Fenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Fenix. Che cosa inutile? Oh, forse sono maledette? Adesso non ci possiamo entrare più qua dentro. Per qualche motivo. Lì fuori c'è una nave che ci vuole un sacco di stamina per andarci, quindi non ci andiamo. Adesso dobbiamo attraversare il ponte crollato. Che sta qua fuori. Però qua ci sono dell'ambrosia. Questo lo riusciamo a prendere? Penso. Proviamo, al massimo moriamo. Perché non si immerge con C? Eccola qua. Questo è buonissimo, perché non mi ricordo dopo che cosa serve. Comunque dobbiamo attraversare il fronte con l'altro, che dovrebbe essere quello là fuori. Non ci abbiamo le frecce. Non ci abbiamo le frecce. Poi, qui ci sta un'altra fossa del Tartaro. Anche qua. E qua invece c'è una cosa che ci fa andare qua. E qua ci sta pure un'altra ambrosia, però qua forse non ci riusciamo a andare ancora. Vabbè. Proviamo ad andare a prendere questo scrigno. E poi andiamo a fare il giro da qua, né? Secondo me manco lo scrigno riusciamo ad andare a prendere. E anche quando nuota se ci vuole la stamina. Tra l'altro qua non abbiamo anche il cavallo, ragazzi. Qua sono uscito un'altra volta in... Questo non l'avevamo già presi. Sono ragionevolmente convinto che già l'avevamo presi. Ok. E quando corriamo anche ci vuole la stamina. Chi è? Quello è grosso, ragazzi. È pure rosso, secondo me. Andiamo a prendere qualcosa. Dove sta lo scrigno? Questo che roba è? Ah, questi sono semplicemente cristalli. Quello sta giù, quello scrigno. No ragazzi, non lo prendiamo con lo scrigno. Poi dopo sono molto preoccupato per il fatto di quell'orso. Voglio controllare una cosa. Diciamo che ce ne scappiamo. Quello ci insegue l'orso? Sicuramente è stato l'orso. Ah, non riusciamo a planare con queste ali. Non riusciamo a planare. Tieni premuto per fare lo scatto. Perfetto. Quando finisce la stamina moriamo, no? Se teniamo premuto 2 utilizziamo il fungo. Forse. Però si ricarica molto velocemente quando non stiamo in combattimento la stamina. Qua dobbiamo attraversare il ponte crollato, che penso che dovrebbe essere abbastanza semplice. Ah, una cosa importante bisogna ricordarsi, che adesso mi ricordo che... E che quando si utilizza la stamina e devi fare i salti, devi ricordarti che non devi consumare tutto quanto, sennò quando vai a fare il doppio salto non esce. Quindi quello è lo sconosciuto sul grifone che chiedeva aiuto.
E il girone è pietrificato. Quindi non ci può arrivare qua. Addormentare i mostri del Tartaro raccontando loro una storia? Questa della storia mi sembra un'ottima idea. Oh, questi sono i cinghiali. Uno è andato per il mare. Provoci a fare l'attacco pesante. Ah, però se ci faccio gli attacchi pesanti comunque lo stortisco, guarda, così prende dopo più danni. Per un periodo di tempo limitato. Perfetto. Non ci hanno dato niente questi due cinghiali. Scendiamo. Allora dobbiamo salvare lo sconosciuto. Andiamo un attimo qua. Questo dobbiamo fare per forza con un attacco pesante, perché sennò non ci riusciamo. Pure quell'altro, ci diamo un colpo, lo stordiamo. Sfida movimento fallita, lo so che è fallito perché stiamo combattendo. Allora qua sostanzialmente dobbiamo arrivare fino a là fuori. Abbiamo ottenuto due monete di Caronte con questa sfida. Una strana moneta che porta il marchio di Caronte. Tifone ha rubato anche quelle? Caronte le stava risparmiando per costruire un ponte. Questa mi ricordava solamente che era semplice, però anche questa specie di circo massimo è bellina. Mi guardo un po' come corre. Corre un po' strana questa. Hanno copiato i movimenti da Link. Dobbiamo salire da sopra, penso. Andiamo da qua. Ce la facciamo con la stamina. Giusto giusto. Perfetto. E dopo si ricarica subito. Ok. Una gorgone. Non so che si dicesse gorgone. A me così dicevano i cavalieri dello zodiaco. Cos'è quell'uccichio? Se l'è mangiato. Magari se la colgo di sorpresa. Ok, ci abbassati. Furtività. E ma dove sta l'indicatore furtività? Ah, eccolo là, adesso. F, attacco furtivo. Però non la uccidiamo. Oh, è stato velocissimo con l'attacco con la coda, non me lo ricordavo. C'è anche un paio di avambracci. Con la lama cellata dentro. Non penso. Quei parabraccia. Li ho visti nei dipinti. Impossibile.
Ah, eppure erano loro. Eracle, il più forte dei mortali, lo sterminatore di Eracle, aveva sfidato Era e ottenuto l'impossibile indossando quei parabraccia. E ora appartenevano a Phoenix. Che colpo di fortuna. Ah, eccolo là il tizio. Ehi voi! Fermi! Prendetevela con qualcuno che è armato! E così Phoenix, dopo aver sconfitto la Gorgone che aveva teso un agguato a Eracle. Ma che fai? Che succede alla tua voce? Eracle? Sì, quello. Adesso possiamo spostare gli oggetti. È così che si dovrebbe pronunciare. Pesante, che non sembra so come funziona. Fatica, ma è il tuo funerale. Solo che non posso morire. Non me lo ricordare. Allora ragazzi, qua c'è un tesoro. Però c'è un lucchetto, quindi non si riesce a prendere. A meno che di non risolvere, penso, questo coso delle pecore. Adesso col tasto con E possiamo prendere una pecora e metterla. Se solo quei parabraccia potessero spostare questa. Berade, voi due, prendetevi una stanza. Trasportiamo quella e la mettiamo qua, così tutti i cosi sono pieni di pecore e ci dà il tesoro. Questo qua era facile. Criniera dell'orgoglio. Allora, accediamo all'inventario. Questa che roba è? Sarà l'inventario, no? Infatti l'inventario. Adesso abbiamo un sacco di cose. Allora, elmi. Questa qua l'abbiamo presa adesso, quindi lo possiamo equipaggiare. Però togliamoci il crobicapo perché è proprio brutto. Cioè, che serve personalizzazione? Ah, questo qua serve per cambiare le cose. Ho capito. Per mettere le skin diverse, però per adesso non le mettiamo. Ma ce l'abbiamo. Le ali, ci abbiamo solo queste. Spada, ci abbiamo questa qua. Lascio, ci abbiamo questa qua. Aspetta un secondo. La salute al massimo facciamo più danni. Ci dobbiamo ricordare questa cosa qua. Questa è la nostra super armatura. Scusa, gli avambracci non so, fanno parte dell'armatura. Oggetti missione non ce l'abbiamo, ma ci abbiamo tutta questa roba qua. Questa invece che roba è? Abilità. Poteri divini, ci abbiamo questo. E la forza di Eracle. Questa è quella che già abbiamo. Per prendere questo bisogna premere F. Ma questo già ce l'abbiamo. Questo qua però è bloccato. Doppio salto. Questa è tutta roba che già abbiamo. Scatto, schivata, arrampicata, nuotata, raccolta, parata, combo aerea con Ash. Se saltiamo e facciamo shift tasto sinistro possiamo fare la combo con Ascia, è quella che già abbiamo fatto. Però la possiamo fare anche in volo, scusami, con la spada non la possiamo fare in volo. Vediamo. Uno, due. Però la possiamo fare pure con la spada sicuramente. Uno, due e tre. Perfetto. E quindi abbiamo imparato l'unica cosa che io sono sicuro che avevo della roba di Twitch Prime. Però forse perché abbiamo fatto la nuova partita, quindi l'ho persa.
Vediamo. Andiamo avanti. Quindi dobbiamo seguire il soggetto in fuga che è andato sull'isola a forma di tartaruga. Tra l'altro qua non c'era pure la gorgone. Stavo là, mo li facciamo. Possiamo fare come in Assassin's Creed, l'attacco al volo. Oh, quello è... C'ha lanciato una magia. Dobbiamo parare, questa è già la seconda volta che ci becca con quella mossa stupida. Che mi ridi? L'avevo quasi fatto. Però a un braccio di Eracle non ce ne dà più. Meno grano. Perfetto. Qua non è che ci sta tanto da fare, dobbiamo saltare, eh. Però non ci dà l'indicazione che sta sopra. Vediamo. Anzi, ci dà l'indicazione che sta giù. Più che altro. Forse invece di salire sopra ci saliamo sopra, ragazzi, perché questo qua è sempre così. Più sta in alto è sempre meglio è. L'unica cosa che forse non riusciamo a salire, perché mi sa che non ce la facciamo con la stamina. Ma moriamo? Non moriamo, però non ce l'abbiamo fatta. Forse andando da quell'altra parte non possiamo manco correre perché non abbiamo stamina. Che roba è qua? Trasporto. E perché dovremmo trasportare questo grosso masso? Aspetta un attimo, qua ci sta. Dopo saliamo sopra. Qua ci sta un'altra cosa che si può entrare, vediamo. Arrivo! Come faccio ad entrare? Tieni premuto quello, trascina un oggetto. Lo dobbiamo mettere sicuramente qua sopra. Ok, dobbiamo mettere, eccolo là. Là ci sta un altro oggetto. Questa terra è quale a cosa, come si chiama? Breath of the Wild, questo coso. Perfetto. Questo, quello beh. Sei caduto in quella cripta. Ti salverò! Questa è un'altra cosa del tartaro. Vai. Capire bene. Battaglia di Odisseo. Di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto. Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto, ma senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oh sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops. Ah.
Perfetto, qua c'era il coso pesante, là c'era il coso leggero, vedete, ce l'ho spostato. Ok. Quindi abbiamo attivato tutte e due queste cose che ci hanno fatto salire. Perfetto. Poi qui... ok, lo mettiamo qua. Tieni lancio caricato, tieni premuto, ok. Perfetto. Questo abbiamo detto che è un checkpoint. Là non c'è niente, andiamo avanti. Qua c'è una cosa e qua c'è un'altra. Allora, lancio caricato, tieni premuto e lo mettiamo tipo là sopra, vediamo se ci arriva. Sì, ci è arrivato. Trasporta. Questo qua non ce la facciamo a tirare fino alla fuori, a lanciarlo fino a là, quindi lo lanciamo tipo là. Riprendiamo la stamina, andiamo lì, lo prendiamo e lo lanciamo lì sopra, ce la dovremmo fare. Perfetto. Abbiamo attivato questi altri due. Ups. Il simbolo di Itaca. Odisseo. E abbiamo preso anche l'arco. L'arco di Odisseo. Per usarlo non basta solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Ho finito Horizon. Ah, però c'ho solamente 6 frecce. Allora, attiviamo questo coso, vediamo che succede. Perché si è dovuto spostare qualcosa? Freccia di Apollo, tieni premuto. Non capisco. Vabbè, sicuramente li dobbiamo... Bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il terzo avrebbe richiesto l'abilità di un arciere provetto. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi, lo sai? Detto da un dio che pensa che una settimana sia sufficiente per una relazione a lungo termine. Mantieni quella mano ferma, piccolina, e potresti sopravvivere. Questo era facile. Perfetto. Lì già li abbiamo fatti tutti quanti, bisogna solamente salire qua sopra. Ok. Qui va. E questo come mai non funziona? Ah, ok. Se questo qui si attiva e ci dà qualche altra cosa.
No, quando si attiva serve semplicemente per far uscire questa pietra. Perfetto. Visto che non guardavo in alto, non sono riuscito a vederla, però adesso dovrebbe essere abbastanza semplice. 2 e 3. Abbiamo ottenuto un altro fulmine di Zeus. Però il soggetto ancora non l'abbiamo trovato, eh? Quello del grifone. Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, l'astuzia di Odisseo e la forza di Eracle, Fenix era pronta ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Tutto qui? È questo quello che ha da offrire? Buona fortuna! Ah, lì c'è anche un'arpia. Vista appannata. Sono quasi all'oracolo. Il desiderio di salvare i compagni e il fratello aveva aumentato la determinazione di Fenix. Troppo facile. Saliamo qua sopra, dai, qua ci dobbiamo uscire. Sulla testa sicuramente c'era qualcosa, qua però ci sta anche uno scrigno. Ok. Chissà a che serve trasportare queste pietre. Queste qui dovrebbero essere... Ah, da qui pure si riesce a attivare... Allora, teoricamente qui... Secondo me se si dà... No, qua moriamo! Mi ero dimenticata questa cosa. Questo pure nell'acqua occupa un sacco di... Allora, vediamo un attimo qui. Questo albero come mai sta qua? Secondo me... Naturalmente non ci possiamo arrampicare perché non abbiamo stamina. Ho qua c'è un melograno. Un sacco di melograne. E c'è quello che indica di andare da quella parte. Come mai? Qua sotto non c'è niente. Là ci stanno dei funghi. Non lo so come mai quello indica di andare da quella parte. Comunque là ci dice di andare anche la quest principale, quindi ci andiamo. Allora, adesso però, prima vediamo un attimo qua. Qua sotto c'è una lira, perché non l'abbiamo... Sta 35 metri più sotto. Ma andando da dove? E anche qua sotto ci sta. Oh, guardate là, là ci sta sicuramente un tesoro. Però la lira non sta qua. Aspetta. C'è qualcosa. L'ho visto pure io, perciò ho detto di venire qua. Allora, questo qui lo abbiamo. E questo era facile da capire. Ma quella lira non è assolutamente facile da capire. Perché secondo me non si va da qua, si va da quell'altra parte. E anche
tutto ciò è molto strano, perché qua non ci sono passaggi, o perlomeno non ne vedo. Quindi dobbiamo andare dall'altra parte. Che cosa strana. Perciò forse quello indicava da questa parte. Ci buttiamo? Ah, vedi? Questo c'è come una specie di fossa del Tartaro. Che però non è una fossa del Tartaro. E la lira sta da qua. Che però non si entra. Attiviamo. Questo non ci fa entrare qua. Con lì riusciremo pure ad attivarlo. Quindi come ci entriamo qua dentro invece per attivare quello? Allora proviamo a fare il giro per attivare quello, dai. Visto che ci siamo, prendiamo anche questi funghi. E qua riusciamo ad attivare anche questo. Perfetto. Però adesso dobbiamo attivare questo. E qua io penso che l'unico modo è andare sott'acqua. Anche perché qua ci dà... Eccolo qua. Ma non si vede niente, ragazzi, qua. Questa cosa qui non l'avevo fatta nella partita dell'altra volta. Ok, attiviamo questo. Abbiamo aperto tutti quanti, chissà che ci dà. Guardate, qui ci sono dei segni zodiacali. C'è questo tesoro che ci dà questa ambra dorata più queste altre cose. E più c'è una lira. Allora, memorizziamo un attimo la melodia, così dopo andiamo a suonare la linea grande, quindi è 4-3-4-1. Perfetto, però adesso, visto che ci siamo, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Usciamo da qua fuori. Vediamo un attimo la mappa, come siamo messi. Allora, qui ci sta. Non avevamo trovato due lire. Qua ci stavamo pure... Qua ci sta un'altra di lira. Questo l'abbiamo preso. Questo l'abbiamo preso. Questa ambrosia qua non l'abbiamo presa. E qua c'è la linea grande che ci possiamo teletrasportare qui. Allora... andiamo a prendere un attimo questa lira qui. In qualche modo. Giusto per vedere come funziona la meccanica. Però è strano. Ok. Perché che mi ricordo io, ma questo è a memoria, Mettiamo il segnalibro.
dobbiamo andare qui. Vediamo di andarci in linea d'aria, però. Ma c'è pure un altro tempio. Purtroppo adesso abbiamo poca stamina, quindi... rompiamo il vaso, niente. Secondo me, se finiamo la stamina, dopo è più difficile... farla ris... ce l'ho anche. Stanno arrivando pure i soldati, ragazzi. Usiamo una pozione, va. Dobbiamo fare questo coso che ci carica. Questo si è stordito. E ragazzi, comunque i combattimenti sono fatti bene, come potete vedere. Perfetto. Ve l'ho detto, il problema dei giochi di Ubisoft è semplicemente che proprio non riesco a tenere la forza della... Allora, questo qui si apre qua, quindi ne dobbiamo trovare ben 4, ragazzi. Ma poi come si chiama questo posto? Ce l'ha un nome? Oh, guardate, lì c'è un altro. La storia di Mida è una buona lezione per i mortali. Attenzione a cosa si desidera. Non fu più in grado di mangiare né di bere, perché tutto ciò che toccava si trasformava in oro. Quello sarebbe... Gli dei non hanno bisogno di mangiare, sarai Mida. Ricco. Una buona lezione per te sarebbe: non tutto riguarda Zeus. Poi diciamo che teniamo sempre questa benedetta pietra. Qua ci sta un altro coso. Qua ci sta un boccale. Non si rompono. Però non esce niente. Qui non esce niente. E qui c'è un coso che è chiuso. Che però si può andare di qui. E quello lì lo possiamo trasportare e mettere qui. Perfetto. Così si è sbloccato quel coso e adesso possiamo tirare la freccia. Ritiriamo la freccia, forse dobbiamo proprio colpire. Perfetto. Così dovremmo, andiamo a controllare, dovremmo aver attivato due cose qua. Perfetto. Adesso dobbiamo andare ad attivare il terzo, che però non ci abbiamo più la pietra qua. Vediamo se da qua dietro c'è un'altra pietra. Questa, ecco, ah, eccoli, qui ci sono un sacco di pietre.
Ok. Perfetto. Adesso il problema è che questo coso qui, se lo attiviamo, non serve a niente. E soprattutto questo coso qui non si apre per farci passare. Quindi l'unica cosa che avevamo pensato era dire shift spazio per andare indietro. Era prendere quella e posarla qua e poi attivare questo, così da non dover aver bisogno di qualcosa per attivare il coso. Solo che questo coso manco si apre. Possiamo scendere giù e fare il giro naturalmente. E abbiamo attivato anche la terza cosa qua, la terza, diciamo, ambra scura. Sempre shift spazio. Questo qua non penso che dobbiamo riattivare. Perfetto, andiamo avanti. Controlliamo se ci sono tutte e tre. Uno, due, tre. Adesso ci manca la quarta, che però non sappiamo nemmeno da che parte iniziare. Da qui. Ok, allora la quarta dovrebbe essere più semplice, perché teoricamente dovremmo prendere questo coso gigantesco e lanciarlo lì. E poi dobbiamo lanciare con una freccia, dovremmo essere in grado di attivare l'ultima ambra scura per riuscire a entrare qui dentro. Adesso bisogna capire un attimo il livello di questo. Teoricamente dovremmo riuscirlo a fare, anche se siamo a livello 1. Questo fa un doppio attacco. Via. Dopo lo facciamo molto male, però. Facciamo un attacco pesante. No, questo fa il doppio attacco. Perfetto. E anche questo è andato per il mare, ragazzi. E adesso dovremmo riuscire a risolvere il mistero di quest'altra lira. 3. Questo ha un suono di tipo diverso, però. Quindi è 3, 1, 2, 4, 4. Risuoniamo. 3, 1, 2, 4, 4. Perfetto. E a questo punto, ragazzi, abbiamo risolto il mistero di tutte e due le lire e anche il mistero del tempio. Togliamo la leggenda un attimo. Ah, e poi c'è anche questo scrigno epico, tra le altre cose. Quindi ce lo siamo proprio meritati. Pelle della festa. Perfetto. Così abbiamo risolto anche quest'altro rompicapo.
Adesso possiamo andare a suonare l'arpa. Ci possiamo, qui c'è il viaggio rapido. E adesso proviamo a vedere come si fa e poi terminiamo la puntata. Dopo un certo punto non possiamo più dare il colpo di spada, ragazzi. Di Hermes, degli immortali, buon messaggero, è compagno di dei e degli uomini tutti. Ne trae poco profitto e spesso assai l'inganna quando è più profonda la notte. Bello! Chi l'ha scritto? Il mio poeta preferito, che peraltro non è ancora nato. Quindi la prima è 4 3 4 1 La seconda è 3 1 2 4 4 Anche con queste si ottengono delle monete di Caronte. Però ci sono ancora altre due sequenze qui che non abbiamo scoperto, ragazzi. Ragazzi, e con questo si conclude la prima puntata del Let's Play di Immortal Phoenix Rising. Noi ci vediamo domani per un'altra puntata. Ciao!